ho avuto delle persone e ho avuto dietro di me 300 studenti come voi. Avevo ragazzi come voi, avevo ragazzi come voi, 300 studenti nel 2005, che adesso sono diventati degli uomini di grande valore. Evidente per me è stato dopo 60 anni che non mettevo il piede a Birkenau, non mi sono dimenticato una virgola di questo campo immenso che è Birkenau. Ogni mossa, ogni passo me lo sono ricordato dopo 60 anni. All'epoca avevo 13 anni e mezzo e dopo 60 anni mi sono ricordato tutto. Evidente per me è stato un grande dolore. Parlavo con grande emozione, con grande dolore e piangevo, è normale, piangevo dove nella baracca numero 15 vedevo mio papà ancora, perché io quando parlo le cose le rivedo e rivedevo ancora tutto quanto e piangevo, avevo le lacrime. Non capivo, non ragionavo in quel momento là, io vedevo le immagini di nuovo e in seguito a quello che vedevo discutevo, parlavo e quando mi giravo le mie lacrime erano seguite dalle lacrime dei ragazzi pure. E io ho detto, ma perché piangono anche loro? Io sì, io piango perché c'è un motivo, ma i ragazzi stanno piangendo con me. Allora mi sono detto, ecco, perché io, ecco la risposta di perché io, la risposta di perché io me l'avete dato voi. Io vi ho detto, voi per me siete importantissimi ragazzi, siete molto importanti, se io sono venuto qui oggi, sono venuto per voi, che non si offendano i vostri insegnanti, io sono qui per voi. Perché voi siete molto importanti per me. Quando io non ci sarò, ci sarete voi. Io ho 90 anni, io ho fatto la mia parte. Sto facendo l'ancora perché ho giurato davanti a quel cimitero che non li dimenticherò, che li ricorderò. Ma domani per ricordarmi quando io non ci sarò, ci sarete voi. E voi dovete fare in modo che questo non succeda mai. Mai più. Tutto questo siete voi ragazzi. Io sto facendo la mia parte fino adesso, la continuerò a fare, ma sono sicuro che può darsi non ho convinto tutti, ma una grande parte di voi è stata convinta. E sono sicuro che quando tornerete a casa con un piccolo bagaglio in più. È vero? E mi promettete che farete nulla. Che ne succede? Che non siano stati espulsi dalla scuola, persone, ragazzi, bambini. Sì, ragazzi, vieni. Vabbè, finisca. Ah, no, perché se alzavi la mano, dicevo. Io finisco la mia mano. Ecco, credo che ti sono spiegato. Se c'è qualcuno che mi può fare ancora una domanda, che si vuole avvicinare.